quali sono le sue intenzioni qui al Teatro Verdi di Trieste? Beh, innanzitutto io arrivo in un momento di difficoltà determinata dalla pandemia, per cui i teatri hanno subito una chiusura di un paio d'anni e quindi diciamo il mio primo compito, più che la mia volontà, è quello di riavviare il teatro, naturalmente compatibilmente con le condizioni esterne, in una condizione di normalità. E questa inaugurazione in stagione con l'opera di Piovani è un primo passo verso un tentativo di riprendere la nostra routine e quindi poter rappresentare le nostre stagioni musicali alla presenza del pubblico, quindi con la capienza della sala piena. Questo diciamo, è un primo obiettivo di breve termine che mi pongo e che non è un obiettivo semplicissimo da raggiungere, perché l'emergenza c'è ancora e quindi dobbiamo ogni giorno affrontare imprevisti e quant'altro. E dopodiché, gli obiettivi futuri sono quelli di consolidare lo stato economico in cui si trova la Fondazione, che è uno stato economico risanato, possibilmente sviluppare l'attività in senso qualitativo e quantitativo, e soprattutto diciamo a lungo periodo cercare di trasformare questo teatro in un punto di riferimento musicale e culturale per un territorio un attimino più ampio rispetto alla sola città di Trieste, insomma, che si trova al centro di una regione, di un'area che comprende anche la vicina Slovenia, l'Austria, che hanno una forte tradizione musicale, che hanno importanti istituzioni musicali con le quali diciamo io conto di ragionare per poter fare delle cose in comune, in senso ampio. Dunque, questa era anche un'idea del suo predecessore, che aveva avviato anche tutta una serie di collaborazioni, che però ovviamente il Covid ha interrotto. Lei continuerà con queste collaborazioni oppure pensa di attivarne nuove? No, guardi, cercherò di continuare con le collaborazioni esistenti e trovarne delle nuove. Bisogna evidentemente radicare la presenza del Teatro Verdi sul territorio, innanzitutto sul nostro territorio regionale, dove ci sono altri teatri importanti che possono ospitare manifestazioni liriche di ampio respiro. E poi diciamo continuare sicuramente sulla linea inaugurata dal mio predecessore, non c'è nessun problema. E, più concretamente, dunque questo è una specie di piano ideale, più concretamente lei ha già iniziato a pensare, anche a contattare i teatri vicini, le stagioni operistiche che stanno anche, quello che per noi è estero ma è comunque vicinissimo, oppure non ancora? No, ma non è stato ancora possibile, io mi sono insediato da pochi giorni, per cui bisogna innanzitutto affrontare l'emergenza. Non è stato semplice garantire l'inaugurazione del teatro e ci vuole un po' di tempo per prendere in mano la gestione delle cose e quindi avviare dei contatti. Adesso ci sono delle cose urgenti da fare, soprattutto con i teatri della regione, e poi diciamo con un minimo di calma svilupperò i miei contatti. E adesso siamo di fronte all'apertura della stagione del teatro, che da alcuni anni si è spostata, quindi non è più come era nell'anno precedente, ma insomma inizia tra gennaio, insomma più o meno. E questa inaugurazione è stata, con questa nuova opera di Piovani, è stata una volontà sua oppure è qualcosa che ha ereditato dalla gestione precedente? No, la stagione che comincia con Piovani e poi continuerà con altri 5 titoli e ovviamente è ereditata dalla gestione precedente. Noi dobbiamo ragionare con la programmazione di anno in anno, però ovviamente è una scelta che io condivido, è una scelta intelligente quella di Amorosa Presenza, e anche la programmazione futura è una programmazione che trova la mia totale condivisione. Noi iniziamo quest'anno, inauguriamo in questo momento, diciamo più tardi rispetto alla nostra tradizione per questioni attinenti alla pandemia.
in un contesto di normalità che noi ci auguriamo avvenga presto, in realtà vogliamo riprendere la tradizione del Teatro Verdi e quindi riprendere la tradizione di inaugurare anche prima degli altri teatri, quindi agli inizi di novembre, metà novembre. Quindi noi contiamo sempre, ovviamente, che la pandemia ce lo consenta, già con la stagione prossima, 22-23, di inaugurare molto prima, cioè nel corso del 22 a novembre. Lei è stato per tanti anni fuori da Trieste, rientra dopo appunto questi anni vissuti un po' in giro per l'Italia. Qual è la sua sensazione? Suppongo che lei da giovane, essendo stato musicista, ha frequentato il Teatro Verdi, come vede la differenza tra quello che all'epoca c'era e quello che invece si trova ad essere adesso? Beh, io in realtà ho cominciato qui con i pantaloncini corti, diciamo, come professore d'orchestra, poi la mia carriera è cominciata qui, sono stato direttore di affari generali, adesso manco da 10 anni, e in realtà ho avuto modo di lavorare presso altre realtà teatrali del nostro paese. In 10 anni è cambiato il mondo all'interno dei teatri, nel senso che trovo un teatro molto diverso da quello che ho lasciato. C'è stata una crisi che ha coinvolto quasi tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, una crisi economico-finanziaria, c'è stata una legge di riforma del 2013 e quindi l'avvio di una serie di piani di risanamento che hanno cambiato, diciamo, la struttura, l'aspetto di questi teatri. Trovo un teatro, diciamo, è risanato economicamente e che per essere risanato ha fatto forti sacrifici, quindi sia in termini di programmazione che in termini di risorse umane, di dipendenti. E in ogni caso, diciamo, io non ho incrociato, diciamo, il periodo di crisi del Teatro Verdi, nel senso che stavo in un teatro che per fortuna, diciamo, non ha vissuto questa crisi perché era gestito, diciamo, virtuosamente, non per merito mio, per tradizione. E ritrovo un teatro che può camminare con le sue gambe, diciamo dopo un periodo di crisi finanziaria che ne ha addirittura messo a rischio l'esistenza, e quindi che ha una struttura che cammina da sola. Bisogna adesso evidentemente cercare delle risorse per sviluppare un attimino di più l'attività artistica, ecco. E questo concretamente significa cosa? Cioè, lei, per questa visione per avanti, sarebbe quello di interagire con le scuole, di permettere ai vostri professori d'orchestra e ai coristi di proporre delle cose nuove? Che intenzioni ha? No, no, beh, diciamo, bisogna agire su più punti. Sicuramente bisogna sviluppare un'attività che già veniva fatta di promozione della musica, soprattutto nelle scuole verso il pubblico giovane, e noi già stiamo facendo delle iniziative in questo senso. Ad esempio, questo teatro programma una stagione di opere brevi, di atti unici, che sono destinati ad un pubblico scolastico e quindi sono costruiti proprio per rivolgersi a quel pubblico. È una parte molto importante della nostra attività ed è una parte che ovviamente è rivolta alla formazione del pubblico del futuro. Dopodiché io spero di trovare nel territorio, come dire, un interesse anche da parte di soggetti privati che possano dare degli apporti all'attività del teatro in modo da aumentarne, diciamo, la competitività in termini di qualità delle rappresentazioni. Ci sarà anche un interesse verso le opere dei compositori locali, possiamo pensare a Lunviozzi, ma non solo, insomma a Hillesberg, questi nomi che sono stati nomi storici fondanti della cultura triestina, oppure è una cosa che forse si farà più in là? Vabbè, diciamo, ci dobbiamo pensare, ovviamente questo è un discorso molto interessante anche perché localmente ci sono stati autori di grande rilievo. Io come esecutore ho eseguito
gli autori che lei ha citato più e più volte nella mia giovinezza. anche altri, Quindi sì. sicuramente, diciamo, dobbiamo fare un pensiero anche a questo tipo di attività, lo faremo. Per il momento stiamo ancora alla programmazione della prossima stagione, quindi, però un'impostazione potrebbe essere anche questa, sì. Programmazione della prossima stagione, ci può dare qualche anticipazione, qualcosa che è già sicuro che si fa? No, no, anticipazione è troppo presto per darne. L'anticipazione che posso fare è che tenteremo, ripeto, di spalmare la stagione su un periodo diverso da quello attuale, quindi cominciare a novembre e poi continuare nell'anno successivo fino a maggio. E però sui titoli, francamente, è troppo presto. Ci stiamo lavorando, ma un attimo di pazienza ci vuole. E questa divisione tra la stagione sinfonica e la stagione lirica continuerà ad esserci oppure mischierete anche queste? No, credo che continuerà ad esserci. Questa è anche una questione, diciamo, tecnica di come è il palcoscenico del teatro, quindi per adesso questa divisione continuerà ad esserci. E per quanto riguarda le composizioni contemporanee, appunto qui abbiamo Piovani, ma forse ci saranno, c'è l'idea di farne anche altre. Sì, sicuramente la musica contemporanea è una parte importante, tra l'altro, diciamo, c'è anche la normativa che disciplina i teatri, che prevede addirittura il dovere, l'obbligo di promuovere la produzione contemporanea di autori contemporanei e comunitari. Ma in realtà anche nelle passate stagioni, insomma, un particolare rilievo è stato dato a questo filone. Noi già in questa stagione inauguriamo con un'opera nuova, una prima di un autore contemporaneo. Ci saranno due atti unici assieme a Pagliacci, ci sarà un'opera di Respighi mai eseguita, e quindi in realtà Respighi non è un autore contemporaneo, però è un repertorio nuovo e quindi sicuramente riserveremo una parte della nostra attività ai contemporanei. Fatto, diciamo, importante e di impostazione.